Buon pomeriggio, benvenuti all'evento Economia, subito un cambiamento di rotta. Io sono Emanuele Bonpan, sono il direttore della rivista internazionale di economia circolare Renewable Matter, materia rinnovabile. Questo è il primo evento di una serie di conferenze in streaming, aperte per tutti, dal titolo Perché il dopo non sia come il prima, sponsorizzata da Rete Ambiente, che a partire da oggi con una serie di appuntamenti in collaborazione con aziende e associazioni come Novatec, Green Up, Circularity, Nomisma e Legambiente, organizzerà una serie di brevi incontri su riflessioni, idee, progetti portati avanti dai principali protagonisti per affrontare le sfide cruciali di una transizione verso un'economia più sostenibile e che vada anche ad affrontare la grande crisi economica che si sta purtroppo strutturando in questo periodo. Alle conferenze future interverranno Sergio Costa, ministro dell'Ambiente, Thomas Rau, protagonista dell'architettura circolare e autore, Gianni Silvestrini, noto esperto di energia, Paola Ficco, giurista ambientale, Jörgen Randers, fisico e docente di strategie climatiche, Naomi Oreskes, storica della scienza americana. Il fil rouge di questo ciclo di incontri saranno i temi che raccontano i tanti libri di Edizione Ambiente, casa editrice che realizza proprio pubblicazioni sui temi di economia sostenibile, economia circolare, sviluppo, analizzando anche i nuovi trend delle tematiche ambientali, tematiche sociali a livello locale, a livello planetario. Quindi parleremo di economia, scienza, questioni ambientali, scenari normativi, con un focus però sull'attualità, attualità che purtroppo ci mostra una veloce trasformazione del contesto economico e sociale. E con l'evento Economia, subito un cambiamento di rotta, abbiamo con noi oggi tre ospiti. Innanzitutto Lorenzo Fioramonti, deputato e ex ministro dell'Istruzione e della Ricerca, autore tra l'altro del libro Il mondo dopo il PIL, Economia e politica nell'era post-crescita, recentemente pubblicato da Edizione Ambiente. Rossella Muroni, deputata e ex presidente Legambiente. Francesco Bicciato, segretario generale del Forum per la Finanza Sostenibile. Bene, l'evento di oggi, che appunto si intitola Economia, subito un cambiamento di rotta, va a affrontare questo cambiamento di rotta dentro quella che è la più grave crisi dall'inizio del Novecento, probabilmente da un punto di vista economico e sociale. Una crisi che sta ovviamente crescendo e prendendo piede, di cui ancora non si capisce il reale portato, la reale dimensione, ma che ha già numeri drammatici. Abbiamo visto in America come 26 milioni di persone abbiano fatto richiesta per i sussidi della disoccupazione. Vediamo in Italia come sempre più aziende chiedano a gran voce sostegno da parte dello Stato e come appunto il lockdown continua a prolungarsi e continua a rendere difficoltosa anche questa ripresa. Io parto subito dalla prima domanda per Lorenzo Fioramonti, che è proprio quale sarà secondo te la portata di questa crisi economica in cui purtroppo siamo già immersi? Ti ringrazio per la domanda, ringrazio tutti, ringrazio anche per l'invito. A detta di tutti, questa sarà la crisi economica più grave dalla Grande Depressione degli anni 30. La domanda è se saremo in grado di affrontare la sfida come venne fatto negli anni 30, perché negli anni 30, dopo alcuni anni di errori, perché ci furono governi liberisti che pensavano che il mercato si sarebbe ripreso da solo, dal crack del 29 abbiamo dovuto aspettare 5 anni perché si cominciasse una fase nuova, la cosiddetta fase del New Deal. Ma da quel momento in poi sia gli economisti sia i politici si sono rimboccati le maniche per rimettere in piedi il sistema da zero, comprendendo fondamentalmente che le regole del gioco devono cambiare interamente. E hanno creato la società dei consumi, quella che poi ci hanno regalato negli anni 50 e 60, che ha fatto il suo tempo. Ha fatto il suo tempo perché ha generato sicuramente molta ricchezza, in molti casi nelle mani di pochi, ma ha generato anche moltissimi danni dal punto di vista ambientale e dal punto di vista della salute delle persone. E noi continuiamo ad affrontare i costi di questa società, di questa economia, costantemente con i cambiamenti climatici, l'inquinamento, le morti per le pessime condizioni dell'aria, per esempio, anche in Italia. E ora, sempre di più, anche in virtù di agenti batterici, patologie che ci sfuggono di mano e che, guarda caso, da dove vengono? Vengono da una manomissione umana degli ecosistemi, costantemente, ormai da SARS in poi, i virologi ci dicono sempre di più: più noi distruggiamo l'ambiente,
più in questo percorso di distruzione scopriamo nuove malattie che non conoscevamo, e queste malattie fanno il cosiddetto spillover, cioè saltano dal mondo animale al mondo umano, perché il mondo umano si infila dove non dovrebbe andare. Allora, o noi cominciamo a immaginare un nuovo modello economico, e le condizioni ci sono tutte, per fare quello che fecero negli anni 30 con una logica nuova, per questo andare oltre il PIL. Il PIL è un'invenzione degli anni 30, dice più consumo più starai meglio. E questo forse valeva negli anni 30, era l'inizio, ma dopo circa 100 anni abbiamo dimostrato che non è così. C'è bisogno di un nuovo modello di sviluppo che ci dica, attenzione, tu devi creare dei consumi sostenibili, perché se distruggi l'ambiente avrai dei costi enormi che ti distruggeranno anche l'economia. Se distruggi la salute delle persone, non ti importa le condizioni di vita delle persone, tu prima o poi ne pagherai le conseguenze anche dal punto di vista economico. Quindi io ci tengo molto a dire che la visione di un'economia dopo il PIL non è una visione della non crescita, è una visione di una crescita diversa, è una crescita che prenda il capitale umano, il capitale sociale e il capitale naturale e gli dia la stessa importanza, a mio parere addirittura superiore, del capitale finanziario. È una nuova forma, se volete, di capitalismo intelligente, chiamatelo come volete, ma è un modo per mettere il sistema economico al passo con la modernità. Però se noi prendiamo i giornali in mano oggi in Italia, in America, in Gran Bretagna, vediamo che tutti ancora si barcamenano sul fatto che il PIL sta crollando, rimane quella metrica che ancora tutti gli economisti e anche i giornali purtroppo insistono. Cosa bisogna iniziare a fare anche da un punto di vista della comunicazione, ma da un punto di vista proprio dell'economia in questo senso? C'è bisogno di uno sforzo da parte di tutti. Ieri dialogavo con Enrico Giovannini, conosciuto economista italiano e membro della task force della fase 2 del governo italiano, che diceva si parla tanto del crollo del PIL, ma nessuno ci dice perché sta crollando il PIL e cosa significa esattamente. Questo è importante, perché se il PIL crolla perché ci sono delle ragioni economiche reali, quindi perdita di lavoro, crescita delle disuguaglianze, allora ci può preoccupare. Ma se il PIL scende e noi riusciamo ad intervenire con delle politiche fiscali che riescano a ridurre la crescita delle disuguaglianze, anzi magari ad invertirlo, una rivalutazione del PIL potrebbe benissimo dare spazio ad una nuova economia. Chi si occupa di storia dell'economia sa per esempio che il premio Nobel dell'economia Robert Solow disse già negli anni 80 che la rivoluzione tecnologica si vedeva ovunque tranne che nelle statistiche economiche. Perché? Perché già a quel tempo si rendeva conto che i consumi stanno cambiando. Io e te, Emanuele, stiamo parlando attraverso una piattaforma gratuita con altre 6-7 persone, forse migliaia di persone collegate online. Nessuno di noi sta spendendo un euro, o se si sta spendendo, si stanno spendendo una frazione di quello che sarebbe costata questa conversazione 10 anni fa con una cabina telefonica o con un telefono tradizionale. La qualità è 100.000 volte superiore. Cosa diceva Solow negli anni 80? Attenzione, se noi consideriamo che più si spende e meglio si sta, rischiamo di fossilizzare l'innovazione, rischiamo di dire no, il computer non te lo fai perché devi continuare a parlare col telefono di una volta, perché se tu crei nuove tecnologie che creano consumi nuovi, magari in molti casi gratuiti o con nuovi modelli di consumo, rischi di non essere più al passo con l'economia del PIL. Quindi attenzione, il PIL può scendere per motivi seri e quindi bisogna stare attenti se quello si genera, ma spesso le crisi che noi affrontiamo sono generate anche da un'eccessiva attenzione al PIL. Perché più noi abbiamo guardato al PIL negli anni 90, più abbiamo liberalizzato i mercati, abbiamo fatto fare i passi indietro allo Stato, abbiamo privatizzato la salute e la sanità perché faceva bene alla crescita del PIL. Abbiamo creato un sistema dopato che poi si è distrutto da solo. E quindi attenzione a guardare questo termometro con degli occhi tradizionali. Bisogna relegarlo a uno spazio limitato e utilizzare altri termometri, perché altrimenti prendiamo decisioni sbagliate. Purtroppo però l'ottica tradizionale sembra che sta bussando fortemente la porta. Vediamo in questi giorni una serie di soggetti, sia politici che economici, che vogliono tornare a peggio addirittura di come era prima. Sembra che adesso col fatto che ci sia questa crisi imminente economica sia un tana libera tutti. E quindi chiedo a Rossella Moroni proprio qual è un pochino il rischio che ci sia questa spinta, soprattutto dalla destra, per come dire lasciare fare chiunque, disinteressandosi da obblighi ambientali, obblighi sociali, qualsiasi tipo, pur di difendere il profitto a qualsiasi costo. Rossella. Sì, innanzitutto buonasera a tutte e tutti e grazie per questa occasione. Io credo che il ritorno alla normalità è quello che rischiamo. Mentre il problema era proprio la normalità, continuare a misurare il benessere, la felicità di una società tramite l'indice del PIL,
racconta bene, secondo me, la limitatezza anche dello sguardo che si ha sulla nostra società, che si continua a misurare semplicemente tramite i consumi. C'è un paradosso in tutto questo, che i cittadini hanno dimostrato in questi anni una disponibilità al cambiamento degli stili di vita che non è stata affatto registrata dalla politica e da pezzi dell'economia, e questo ci porta davvero a vivere due dimensioni parallele, quelle in cui, per esempio, nell'emergenza Covid crescono i consumi del biologico, dell'agricoltura biologica, del cibo biologico, perché le persone hanno capito che il cibo è salute e che quindi bisogna puntare a un cibo di qualità, di prossimità, e contemporaneamente però in questa crisi chi sta guadagnando è la grande distribuzione, l'agricoltura industriale, la grande industria agroalimentare, a discapito dell'agricoltura di prossimità, dei mercati. Per esempio, non c'è stato un meccanismo per mettere in sicurezza, per esempio, i mercati rionali o quelli che si approvvigionano con l'agricoltura di montagna. Ecco, questo è un, come dire, se volete, un piccolo esempio, ma è esemplificativo del paradosso che si sta realizzando poi in questa crisi. Ma secondo te nel governo, nella maggioranza in Parlamento, c'è una completa disinteresse in questo senso? Si possono trovare ponti anche con forze come te, come Lorenzo Fioramonti, per cercare un pochino di arginare richieste di questo tipo? Diciamo, questo è un primo tema, no? Nel senso che io e Lorenzo la pensiamo in maniera molto simile, lavoriamo molto insieme, ma non abbiamo un contesto di partito, chiamiamolo così, visto che poi la democrazia e l'esercizio del potere politico viene esercitato, secondo me, anche giustamente tramite i partiti. Questo è un primo dato che riguarda anche proprio la debolezza della politica in questa fase. Io non parlo tanto del governo Conte 2, poteva esserci chiunque in questo momento, ma la fragilità del sistema politico e soprattutto la fragilità della tenuta delle forze diciamo del governo stesso, con una dinamica anche polemica interna, sta indebolendo molto, secondo me, la potenza di fuoco che noi potremmo dare a una risposta a questa crisi. Forse sono un po' troppo trasparente, ma mi piace, ho questo brutto vizio di dire quello che penso, e non è che io credo che ci sono cattive persone che non vogliono fare le cose. C'è proprio un distacco dalla realtà e dalle soluzioni possibili alternative. Penso al tema della mobilità. Mentre tu in Europa, penso a Parigi, hai una sindaca, Anne Hidalgo, che immagina una città a 15 minuti in cui le soluzioni e i servizi per i cittadini siano alla portata, appunto, di un raggio limitato, e che quindi gli aiuti questo a recuperare due dimensioni fondamentali che il Covid ha messo in discussione, cioè il tempo e lo spazio. Il tempo e lo spazio dei cittadini. Noi a Roma, ad esempio, abbiamo una sindaca che nel mentre parla di biciclette, apre le ZTL, rende il parcheggio gratuito. Si pensa di far fronte all'emergenza che noi avremo, cioè quello di mobilità, il bisogno di mobilità dei cittadini che tornano al lavoro, sostanzialmente con il traffico privato. Capite che questo ci fa fare un passo nella preistoria, mentre se io fossi il ministro dei trasporti e delle infrastrutture, la prima cosa che avrei fatto è convocare le 14 aree metropolitane italiane, sederle intorno a un tavolo e trovare con loro un modello di mobilità sostenibile che rispondesse alla crisi Covid, ma santo cielo, che risponda finalmente e soprattutto al futuro di cui noi abbiamo bisogno e abbiamo tutte le soluzioni. Devo dire che in Italia l'unica città che sta rispondendo con un'elaborazione, un'apertura all'altezza della situazione è la città di Milano, col sindaco Sala, che sta proprio attraverso il network C40 mettendo insieme le esperienze migliori per dare una risposta di visione. È esattamente quello che manca. Purtroppo sappiamo anche che il mal d'aria in Europa falcia ogni anno oltre 400.000 vite, questi sono dati dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, quindi il principale
organo scientifico di monitoraggio dell'Unione, quindi andare su questo, lavorare sui trasporti, tagliare sulle emissioni, tagliare l'inquinamento, è sicuramente un modo anche per andare a lavorare sulla salute e sulla cura. E sul tema della cura sicuramente torneremo dopo. Volevo però rimanere a livello europeo con Francesco Bicciato proprio per invece parlare del tema più della finanza. L'Europa in questo momento sta cercando finalmente di muoversi un po' in maniera concertata per offrire tutta una serie di soluzioni di vario tipo, il MES, il Recovery Fund, cercare di mobilitare un pochino tutte la potenza dalla BCE al bilancio dell'Unione, e volevo un po' un tuo giudizio su quello che sta accadendo in Europa in questo momento, prima o poi di capire invece in una seconda parte quali saranno le soluzioni secondo te migliori. Però intanto qual è il tuo giudizio generale sull'operato dell'Europa dal punto di vista della finanza? Sì, grazie. Beh, intanto nel 2018 c'è una piccola grande rivoluzione in Europa che si chiama Action Plan on Sustainable Finance. È la prima volta che la finanza sostenibile diventa mainstream, da nicchia diventa mainstream. È la prima volta, mai c'era stato traccia nel piano Juncker in passato di sviluppo sostenibile o di finanza sostenibile. Quindi questo elemento qui è un elemento importante. Ovviamente qual è il problema? Il problema è che nel momento in cui si è iniziato non sia sostenibile, si è aperto un dibattito tutto politico che ha fatto in modo di rallentare questo processo. La tassonomia non l'avremo prima dell'inizio del 2022, ma per quale motivo? Perché evidentemente il tema della cosiddetta just transition divide moltissimo. Noi abbiamo... Però è un tema centrale, cioè se non vogliamo centrale, avere una crisi sociale di scala europea. Centrale, tutto lì. Noi tutti siamo d'accordo che questo modello di sviluppo è fallito, ma la cosa interessante è che iniziano a essere convinti di questo anche i grandi gruppi finanziari. Io da quel punto di vista là sto notando dei cambiamenti epocali dal punto di vista appunto del riorientamento dei grandi capitali verso l'economia green o verso diciamo gli investimenti nel welfare. No, quello che vi dicevo è che questo problema del dibattito politico è un problema centrale, perché sostanzialmente potremmo sintetizzarlo così, no? Abbiamo capito che dobbiamo muoverci dalle fonti fossili alle fonti rinnovabili, dobbiamo farlo nella maniera più giusta, più rapida possibile, abbiamo però, come dire, nella strada tutta una serie di costi sociali che dobbiamo in qualche modo tenere sotto controllo, perché questa transizione non sia una transizione come dire traumatica. Ora, qual è il rischio? Il rischio è che sia un alibi questo, e che di fatto, per esempio, la questione del crollo del prezzo del petrolio possa farci ritornare indietro. Ma allora io dico, guardiamo le cose, seguendo un po' quello che diceva Lorenzo prima, da un'altra prospettiva. Cioè, il punto è che bisogna, come dire, cambiare prospettiva, no? Io credo che sia quello il punto. Allora, guardiamola da questo punto di vista. Se la finanza sostenibile punta al medio-lungo termine e sostiene l'economia reale, per quale motivo dovrebbe investire su una commodity come il petrolio che non rende? Nel senso, in questo momento ha dei valori negativi. E invece, nel medio-lungo, evidentemente, le rinnovabili sono la soluzione. Qual è il punto? Il punto è che le politiche sono sempre di breve termine e ancora purtroppo troppo improntate alla finanza speculativa. Per cui in questo momento certo mi conviene comprare petrolio e venderlo fra due mesi per guadagnarci un po', ma non sono soluzioni che vanno nel senso dello sviluppo sostenibile. Ma secondo te, visto che la politica in questo senso è pavida, anche in maniera comprensibile, effettivamente è una situazione che fa paura a chiunque dover governare questa crisi, capisco che possa per alcuni possa essere più facile cercando di adottare vecchie soluzioni. La finanza però è un potere forte, se è un potere forte che giustamente è forte, è un potere economico. Se una parte di questo mondo finanziario guarda con forza in una nuova direzione, secondo te può avere un peso affinché spinga la politica a prendere con coraggio decisioni nuove, decisioni innovative? Ci può essere una spinta dai mondi finanziari più innovativi, ne conosciamo tanti, anche lo stesso BlackRock che, come dire, ha avuto per anni un atteggiamento sicuramente non green, non sostenibile dal punto di vista sociale, effettivamente guarda questi nuovi criteri.
e quindi potrà pesare nei prossimi mesi la loro spinta, sia politica ma anche e soprattutto finanziaria. Guarda, in questo paese ci sono 1.700 miliardi di asset gestiti secondo i criteri della cosiddetta finanza sostenibile. Questo cosa vuol dire? Che in questo paese c'è tanta liquidità, c'è tantissima liquidità, non c'è un problema, il problema è che non ci sono quei progetti di dimensioni, come dire, importanti su cui appunto orientare questi investimenti. Questo però l'ha capito la finanza tradizionale. Infatti citavi te, no? Cioè BlackRock, che era considerato appunto uno degli attori più discussi da questo punto di vista, che cambia parzialmente direzione. Però attenzione, perché quando i grandi gruppi finanziari muovono anche piccole percentuali dei loro volumi di capitale, possono determinare dei cambiamenti radicali. E questo è quello che stiamo cercando di fare noi, cioè cercare di, come dire, far capire una cosa molto semplice, che guardate che veramente a volte è paradossale. La finanza sostenibile, come spesso dico, conviene da tutti i punti di vista, dal punto di vista ovviamente sociale e ambientale, ma conviene anche perché anticipa, previene quelle esternalità negative che poi si traducono in rischi costosi per l'investitore stesso. Quindi, com'è che si cambia il sistema della finanza tradizionale? Non chiedendo, come dire, delle attestazioni o dei sostegni all'ambientalismo, no? A cui magari tutti noi crediamo, ma facendogli capire che quel modello non funziona più neanche economicamente. Quindi è quello l'elemento centrale, su quello bisogna far ricerca, in quel senso l'economia deve aiutare a sviluppare nuovi modelli. E quindi ci aiuterebbe anche con i rischi, quindi sul medio e lungo termine aiuterebbe anche a ridurre l'esposizione di debito dovuta ai rischi, no? Ma guarda Emanuele, ti dico una cosa in 10 secondi. Quando a Parigi, durante la COP21, si riunirono i grandi gruppi assicurativi mondiali, la conclusione è stata questa: ci conviene molto di più investire in riforestazione piuttosto che continuare a pagare sinistri per eventi catastrofici che non sono più casuali, ma sono ormai ciclici. Quindi sostanzialmente il conto economico della compagnia di assicurazione va in perdita nel momento in cui sbaglia la direzione degli investimenti. E questo è l'elemento centrale su cui bisogna puntare. E poi convincere i decisori politici che quella è una nuova strada. E secondo me, se ci viene dietro gran parte del mondo della finanza, possiamo fare cose interessanti. Lorenzo, il futuro prevederà un'enorme, ingente e necessaria spesa pubblica, un ruolo pesante dello Stato, importante, fondamentale, che deve tornare anche a fare lo Stato, quindi non investire solo per salvare le imprese, ma anche investire per salvare lo Stato. Io so che uno dei temi per te centrali è quello dell'educazione. Tu, tra l'altro, ti sei proprio dimesso da ministro perché non c'erano abbastanza risorse per questo modo. Perché è centrale se tu effettivamente metteresti l'educazione ai primi posti di quelli che è il reinvestimento della spesa pubblica in un'ottica appunto alternativa, diversa da quella tradizionale? Completamente centrale, completamente essenziale, direi, per due ordini di motivi. Il primo è una questione di carattere ideale, cioè abbiamo bisogno di nuove idee, abbiamo bisogno di persone formate, stiamo scoprendo sempre di più che il vero capitale che pompa le economie più innovative non è il capitale di una volta, cioè solo esclusivamente il capitale finanziario, non è solo appunto l'economia tradizionale, ma è sempre di più la capacità di innovare, no? Io sento sempre spesso dire: ah no, su questo sicuramente troveremo la soluzione, no? Quante volte sentite dire: ma i cambiamenti climatici, qualcuno troverà la soluzione, ah ma si troverà un vaccino. Guardate che le soluzioni dei vaccini e tutte queste cose non è che escono dal cappello del prestigiatore, escono lì dove per anni e anni e anni c'è qualcuno che ha sviluppato idee, le ha testate, ha magari avuto un'idea diversa dagli altri, ha avuto il coraggio, si è formato. Sono dei risultati che si ottengono dopo anni e anni di investimento su che cosa? Sul capitale umano, cioè quello che abbiamo qui dentro. Questo si fa a scuola, questo si fa all'università, questo si fa con la ricerca. Un paese che abdica la centralità della scuola è un paese che abdica il proprio futuro, che dimentica completamente quello che è il fattore, se volete, di produzione, di produttività più importante di tutti.
E quindi, come diceva prima Francesco Bicciato, cioè quando dice attenzione, la compagnia assicurativa si sta rendendo conto che gli conviene investire in riforestazione ed evitare di buttare i soldi sui sinistri, perché poi deve pagare la gente la cui casa viene sommersa dal mare, la casa viene distrutta da una tormenta, una tromba d'aria che diventa sempre più regolare. Allo stesso vale per lo Stato. Si deve rendere conto che investire nell'istruzione non è soltanto una cosa giusta moralmente, ma sempre più giusta anche dal livello economico, perché i ritorni negli investimenti, gli utili, i dividendi che pagherà saranno enormemente superiori, non soltanto nel lungo termine, anche nel brevissimo termine, perché dove c'è maggiore educazione diminuisce il crimine, si crea un tessuto sociale migliore, ci sono più capacità di innovazione anche nel brevissimo periodo. Questo ormai cominciano a capirlo tutti e mi auguro che anche il governo italiano lo capisca, perché a parole lo si capisce, a fatti sia a destra che a sinistra abbiamo visto per troppo tempo l'incapacità di dare una vera valorizzazione a questo settore. E la seconda ragione è anche quella economica, diciamo, di più lungo termine. L'economia cambia costantemente, abbiamo bisogno di imparare nuovi mestieri, abbiamo bisogno di imparare semplicemente ripetere le forme economiche del passato non ci aiuterà più. E quindi anche lì, ancora una volta, scuola, università, ricerca diventano quei luoghi, quei laboratori dove si sviluppano nuove idee. Ne avremo molto, ma molto bisogno. Quindi sia dal punto di vista morale, sia dal punto di vista economico, è nell'interesse dello Stato cercare di fare questo. Lorenzo, io tra l'altro sto guardando qua la nostra chat su Facebook e vedo che tante domande, tante puntualizzazioni che tra l'altro riprendono anche un po' la linea della nostra intervista. Tantissimi chiedono sulle esternalità negative e le esternalità positive, cioè che peso hanno, che ruolo hanno e come possiamo proprio lavorare in questa direzione, perché se noi con la spesa pubblica sosteniamo soggetti economici o pratiche che hanno esternalità negative sia dal punto di vista ambientale ma anche da un punto di vista sociale, come ci ha appena raccontato tu con l'educazione, come tu affronteresti questo sistema e dove soprattutto andresti anche a mettere risorse in questo senso? Ma concedetemi magari una metafora, un parallelo molto semplificato, però un po' come si fa in famiglia, no? Noi cerchiamo di educare i nostri figli a comportarci in un certo modo e cosa gli diciamo? Guarda che se ti comporti bene e cerchi di non rompere i giocattoli, non creare un casino dentro casa, avremo più tempo a disposizione, più risorse magari per andare in vacanza, per poterci permettere una casa più bella, più spaziosa. Lo stesso vale per l'economia. Quando noi abbiamo un numero sempre maggiore di aziende che nella ricerca del loro profitto creano dei costi per la società, sono risorse che perdiamo tutti di tasca nostra. Cioè ogni volta che un'azienda nel produrre un telefono piuttosto che un computer o qualunque cosa crea un danno per la società, quello è un costo per tutti noi. Alcuni danni sono inevitabili, ma l'importante è diminuire il più possibile questi danni e avere un sistema fiscale pubblico che dica a chi produce quei danni: beh, amico mio, quei danni li paghi pure, perché così vediamo qual è il vero profitto che riesce a realizzare. In questo senso, ormai le statistiche sono dalla nostra parte, la produzione di energia da petrolio non funziona più, perché i danni che provoca sono maggiori dei profitti che si generano attraverso il bruciare il petrolio. Allora, se noi avessimo un sistema fiscale, che io mi auguro l'Italia possa sviluppare il prima possibile, io l'ho provato a fare con la sugar tax, per esempio, no? Vi ricordate la battaglia sulla tassa sullo zucchero? Ma perché? Perché aiuta le aziende a cambiare, perché ogni volta quando tu gli dai un'indicazione, gli dici guarda che io lo zucchero, il consumo che mi crea problemi di salute, lo tasso, l'azienda ha un incentivo a cambiare, crea prodotti nuovi, quindi più innovazione. L'azienda che non vuole cambiare è in competizione magari con un'azienda nuova fatta da giovani italiani che dicono a Coca-Cola tu vuoi cambiare, perfetto, me la invento io e magari ti rubo parti di mercato, e quindi favorisce anche il libero mercato e la creazione di nuove aziende. E diminuisce i costi del sistema sanitario nazionale, perché noi abbiamo dei costi sempre crescenti, anche in Italia, dove l'obesità infantile era una cosa mitologica fino a qualche anno fa, noi abbiamo dei numeri crescenti e spaventosi. Oggi ci rendiamo conto che quando la gente si ammala, si ferma davvero tutto, eh? Cioè quando la gente si ammala, salta l'economia, quindi è nell'interesse anche delle aziende, nell'interesse dei finanzieri, nell'interesse di tutti, degli investitori, fare in modo che la gente non si ammali, che la gente viva bene e che si viva in un contesto appropriato. Il sistema fiscale deve fare questo, cioè in qualche modo sanzionare le esternalità negative e favorire e incentivare le esternalità positive, che invece molte aziende producono ma noi non valorizziamo.
Alcuni online chiedono come si fa a calcolare queste esternalità negative o positive. Allora, io ho scritto due libri su queste cose qui, poi non vorrei tediare troppo chi ci sta ascoltando, ma ormai esistono delle modalità... Così che gli ascoltatori interessati possono andare a vedere. Vogliono leggere Il Mondo dopo il PIL, io ho rimisurato un po' tutto, cioè ho rimisurato il valore del tempo libero, ho rimisurato il valore delle produzioni ecosistemiche, quello che ci, il valore di un parco. Noi abbiamo ormai delle tecnologie, dei sistemi utilizzati in maniera molto diffusa, per esempio dalle Nazioni Unite, che ci permettono in qualche modo di capire qual è il costo economico, è sempre parziale, ma il costo economico generato da ogni forma di produzione. Ovviamente il principio deve essere quello di precauzione, limitare il più possibile i danni, ma quando i danni non puoi non limitarli, almeno pagare le conseguenze di ciò che è stato fatto, perché a quel punto è un incentivo all'innovazione. Per un imprenditore vero è il massimo, perché gli si dice fai, ma fai in modo che tu possa creare valore per te e per la società, quindi è un doppio valore. È quello che dovremmo cercare di realizzare in tutte le imprese. Tutte le imprese dovrebbero avere questa vocazione come parte del loro pedigree, non soltanto alcune, tutte dovrebbero essere in questo modo. Grazie, intanto c'è una vivacissima discussione, non riesco neanche più a leggere tutte le domande, tante continuano a scrollare sul sito. Io però volevo chiedere una cosa a Rossella Muroni su un tema che secondo me è fondamentale. L'economia neoclassica, lineare, tradizionale è stata un'economia prettamente maschile. E anche oggi, come dire, vediamo nelle risposte che offre il governo, task force dove ci sono poche donne, vediamo soluzioni molto spesso che non valorizzano il ruolo delle donne. Io invece volevo chiederti proprio te, che peso avranno le donne nella recovery dell'economia? Io penso che avranno un grandissimo ruolo nonostante tutto. Io credo che la storia la puoi rallentare, ma non la puoi fermare. È davvero arrivata il momento, diciamo, di mettere a servizio della società questo straordinario capitale che le donne hanno, diciamo, nell'economia tradizionale, comunque nella società tradizionale siamo vocate alla cura della famiglia e dei figli, questo è il ruolo che ci viene attribuito. Sottolineo peraltro che la risposta parziale che si sta dando sul Covid rispetto ai bambini, alle bambine, ai ragazzi, condannerà tante donne a tornare dentro casa, perché puoi anche riaprire posti di lavoro, ma se non trovi una soluzione per gestire i bambini e le bambine, davvero questo significa che tante donne non potranno tornare al lavoro. Queste sono le mancanze più gravi proprio che sono accadute purtroppo. Sì, devo dire che è stata una mancanza grave, ma è una mancanza possibile perché c'è uno zoccolo duro culturale molto presente nel nostro paese. Oggi sul Corriere mi sembra c'era un sondaggio su italiani e tedeschi come vivono il ruolo delle donne. Sostanzialmente gli uomini italiani continuano a rispondere che noi dovremmo essere soddisfatte già dall'essere madri, quindi insomma questa fretta di tornare al lavoro non si capisce. Terrificante. Sì, è spaventoso, lo dico sinceramente. Io sono stata tra le firmatarie dell'appello Dateci Voce, ho messo un sottotitolo, se no ce la prendiamo, perché non, diciamo per esemplificare che non staremo lì ad aspettare. Ed è un grande peccato, perché invece le donne, per esempio in questa crisi, hanno dato un contributo enorme. Non penso solo all'anestesista in Lombardia che, rompendo il protocollo, ha individuato il paziente 1. È stata una donna che ha deciso di rompere il protocollo sanitario e ha fatto il test e ha capito che quello era coronavirus. Le tre ricercatrici dello Spallanzani che hanno isolato il virus, ma penso anche a tutte quelle... queste sì, professioni di cura che in questo momento hanno tenuto in piedi il paese, le dottoresse, le infermiere, le insegnanti, ma anche le donne delle pulizie, le cassiere, tutti i lavori tradizionalmente femminili che si sono prese cura del paese. È un ruolo che non ci viene riconosciuto. Basti pensare agli attacchi sessisti che sta subendo una mente come è Ilaria Capua.
È vero che Nema profeta in patria, ma insomma, se sei donna in Italia ti crocifiggono proprio, e questo non va bene, non va assolutamente bene. Gli uomini dovrebbero fare una battaglia durissima con noi, perché non è una battaglia degli uomini contro le donne, ma come si può pensare di cambiare il mondo rinunciando al contributo del 51% della popolazione? Noi peraltro siamo quelle che trasmettono modelli educativi, sociali, quindi è fondamentale il coinvolgimento delle donne. Mi preme molto sottolineare il fatto che l'ambiente è stato ed è molto il luogo delle donne, la battaglia per la sostenibilità ambientale. Penso, è un esempio che cito sempre, a Katia Bastioli. Io dico sempre che è stato un uomo a inventare la plastica, cambiando gli stili di vita e l'economia del mondo, è stata una donna a risolvere il problema inventando il polimero vegetale alternativo alla plastica. Katia è un'altra che insomma ha subito molti attacchi per questo suo ruolo, se ne è disconosciuto il ruolo invece di scienziata. Le donne della scienza stanno dando una risposta fortissima. Non so se avete visto ieri questo annuncio di una joint venture al femminile tra Ilaria Capua e la Gianotti, certo, dello Stern. Ecco, questo fare rete e mettere in connessioni sapere e dati, e il sapere e i dati sono forme importanti del potere, credo che sia una chiave femminile necessaria e di cui veramente non possiamo più fare a meno. Sì, assolutamente. Tra l'altro recentemente ho pubblicato un articolo cercando di mappare un po' le menti più interessanti dell'ambientalismo nel mondo sociale italiano, e effettivamente la stragrande maggioranza erano donne, giovani donne tra i 20 e i 35 anni, quindi è sicuramente una tendenza. Ecco, però Materia Rinnovabile è una rivista che punta molto sulle soluzioni, quindi noi abbiamo inquadrato un pochino questo tema di cercare risposte alternative alla crisi economica, di prendere una direzione diversa, però volevo usare questi ultimi 20 minuti che abbiamo per lavorare un po' su singole soluzioni specifiche che possono e devono essere proposte da questo governo, dalla politica, ma anche dal mondo della finanza e delle aziende. Io volevo chiedere subito a Bicciato qual era secondo lui uno strumento finanziario che potrebbe essere facilmente utilizzabile in questo momento. Si è parlato di Corona Bond, si è parlato di finanza vera, si è parlato di tantissime soluzioni. Quindi volevo capire un po' dal tuo punto di vista, so che anche ne hai scritto recentemente un editoriale sul Sole, quali potrebbero essere soluzioni concrete, applicabili anche facilmente. Intanto i settori sono evidentemente pronti per ricevere capitali di pazienti, di finanza sostenibili, soprattutto l'economia green ci dà molte possibilità. La mobilità sostenibile è un ambito dove, come dire, si può investire immediatamente. Ci sono già degli studi pronti, soprattutto per il potenziamento del trasporto pubblico locale. L'EBA sta studiando anche le batterie a basso impatto ambientale in Europa per fare in modo che l'ibrido e l'elettrico esca da quella percentuale del 6% che è veramente drammatica in cui si trova. Ci sono praterie di fronte, l'efficientamento energetico, l'immobiliare sostenibile. Attenzione, sto parlando di settori ad alta produttività. L'agricoltura biologica, per esempio, è stata citata prima, mi pare da Rossella, è un settore di punta in Europa. Noi siamo probabilmente i primi in Europa in questo momento come qualità dei prodotti biologici. Ora, capite che il fatto che noi disponiamo di queste possibilità e dall'altra parte finalmente abbiamo anche la disponibilità e la volontà della finanza di investire in questi settori, io credo che ci siano moltissime, moltissime opportunità. Lasciatemi dire, rispetto agli strumenti, gli strumenti finanziari sono gli strumenti classici, no? Voglio dire, se parlo di private equity, lo dico per i non addetti ai lavori, ma vuol dire partecipo al capitale azionario di una piccola impresa, se quella impresa è un'impresa che si comporta dal punto di vista sostenibile in maniera adeguata, il mio investimento di private equity green, chiamiamolo, potrebbe essere defiscalizzato benissimo, perché in qualche modo è un volano di sviluppo. I mutui green,
il mio mutuo è condizionato al fatto che la tua casa sia costruita con determinati materiali e abbia dei determinati indici di efficienza energetica di un certo tipo. I green bond che tu nominavi, no? Sono uno strumento interessante. Guardate che il nostro governo era pronto a lanciare i primi 4 miliardi di green bond prima del coronavirus. Attenzione, io mi auguro, ma sono sicuro, insomma, confido nel fatto che questa strategia in qualche modo venga replicata e magari lo associamo al settore sanitario, chiamiamolo green health bond, anche perché ci sono molti interventi che si possono fare in chiave ambientale che hanno un impatto sanitario molto forte, la sanificazione degli ospedali, le tecnologie appropriate per i reparti di terapia intensiva, lo smaltimento migliore dei rifiuti ospedalieri, che è uno dei più grossi problemi che noi abbiamo. Cioè, intendo dire, si riesce a fare ambiente, si riesce a potenziare l'economia ambientale e allo stesso tempo potenziare un'economia sanitaria diversa. Non sono due settori antitetici, attenzione, perché uno degli alibi è proprio quello che dice non possiamo occuparci adesso di ambiente, abbiamo cose ben più urgenti e ben più importanti da seguire. Quindi è un problema, perché dovremmo raccontare l'ambiente come una questione di salute, soprattutto perché danneggiare l'ambiente significa ferire l'orso polare, ma significa ferire la nostra salute. È chiaro, ma è molto chiaro anche quello che diceva Lorenzo prima. Cioè, voglio dire, investire in ambiente investire in salute è un investimento produttivo. Pensate solamente ai costi sanitari risparmiati che possono essere reinvestiti poi nel miglioramento del welfare. Quindi io credo che ci sono veramente tante possibilità. L'ultima in 10 secondi è quella del caregiver. Non dimentichiamoci che in questo paese noi abbiamo 8 milioni e mezzo di imprese sociali, 5 milioni di volontari. Okay? Abbiamo una ricchezza impressionante dal punto di vista del terzo settore. Il terzo settore non deve più essere terzo, deve essere un settore che è di punta nel ricambio sociale. Basta chiamarlo terzo. Terzo viene da un giornalista francese scellerato che nel 1956 coniò la definizione di terzo mondo, e da quel momento in poi i paesi in via di sviluppo hanno sempre avuto un ruolo molto marginale rispetto a quello che decidevano. Quindi cambiamo pure la semantica, se vuoi, no? Potrebbe aiutare anche quello. Sicuramente. Io, Lorenzo, invece volevo chiederti una cosa. Noi nella spesa pubblica abbiamo due voci che dal mio punto di vista sono sbagliate, no? In alcuni casi anche folli. Da un lato l'eccessiva spesa nella difesa, che non dico deve essere annullata, ma probabilmente potrebbe essere contenuta e ridotta. L'altra è quella ai sussidi ambientalmente dannosi, che Costa ha acronimizzato in SAD. Cosa si può fare in questo senso? Quale può essere una proposta concreta da portare avanti in questa fase molto critica, quindi da prendere anche con cautela, preservando il concetto di just transition, di transizione giusta da un punto di vista sociale? Quindi per andare a transizionare su questo tipo di sussidi. Ma secondo me è ovvio che o la transizione è giusta o non la facciamo questa transizione, quindi non bisogna mai commettere l'errore di pensare alla transizione solo da un punto di vista tecnologico o ambientalista, no? Perché noi siamo altrettanto importanti dell'ambiente in cui viviamo, quindi non considerare l'elemento distributivo, cioè la giustizia sociale, è un errore anche strategico, perché poi ti separa rispetto a gran parte di una parte di popolazione che invece vorrebbe cambiare, ma non vuole perdere il lavoro perché cambia, non vuole perdere un mezzo. Infatti, l'unità con gli ambientalisti in questi anni è cresciuto. Questo è un problema storico che l'ambientalismo ha sempre avuto nella storia recente e che sta cominciando, in molti casi è già ad uno stadio avanzato, a risolvere. Quindi la transizione deve essere giusta. Ci sono alcune cose che si possono davvero, su cui si può intervenire da subito. Io, nella spontaneità che ha contraddistinto il mio anno e mezzo al governo, ho detto più volte, per esempio, che è ingiustificabile continuare a spendere tanto come fa l'Italia, meno di prima, ma continua a spendere tanto sulle spese militari, non soltanto perché abbiamo tante altre esigenze, ma perché ormai lo sanno tutti che le minacce alla sicurezza di tutti i paesi non vengono da quelle fonti di insicurezza a cui si può sparare, che tu puoi contrastare con un F-35. Le grandi minacce alla sicurezza ormai di tutti i paesi sono di carattere climatico, di carattere ambientale, di carattere sanitario, se volete di carattere umano e sociale, quindi l'impoverimento, le tensioni, anche il terrorismo o la migrazione. Non è che tu le contrasti con la forza militare come si faceva nell'Ottocento. Quindi abbiamo ancora un'impostazione
sulla sicurezza che è ottocentesca, non è del XXI secolo. Quindi anche se uno non avesse, come dire, il presupposto morale di dire ma perché spendo i soldi per comprarmi un F-35 e poi non ho le terapie intensive, anche se non avesse quello e fosse un militarista, sarebbe d'accordo con me che oggi l'insicurezza non si combatte con le spese militari. Tra l'altro lo diceva anche l'inventore del sistema di contabilità nazionale, Simon Kuznets, negli anni 30, diceva non possiamo considerare le spese militari come parte della crescita economica, perché le spese militari sono un male, magari un male anche necessario, ma sempre un male. È come considerare il consumo di droga o, non so, gli omicidi come parte delle crescite economiche. Insomma, dovremmo anche... E lui a suo tempo già si domandava, negli anni 30 si faceva queste domande, noi non abbiamo ancora cambiato questa impostazione. Sulla parte dei sussidi ambientalmente dannosi noi dobbiamo assolutamente intervenire, ma intervenire con delle risorse che permettano alle persone che lavorano in settori strategici di potersi riconvertire e riformare gradualmente. Questo l'avremmo potuto fare 20 anni fa. Per 20 anni non hanno dato retta alle visioni economiche alternative, ora dovremmo farlo di corsa, ma lo possiamo fare. Lo possiamo fare anche creando quei sistemi di tassazione e di finanza intelligente che permetta alle aziende non di chiudere, ma di riconvertirsi nel tempo più rapido possibile. Io l'ho visto fare, se mi concedi Emanuele, l'ho visto fare a Toronto, per esempio. Voi sapete, c'è stato per un lungo periodo in Canada, hanno aperto questi nuovi cantieri per le sabbie bituminose. Quando sembrava che il petrolio stesse per finire, hanno detto ma noi bruciamo le sabbie bituminose, sono meno del petrolio, ma avranno sicuramente un mercato. Poi il petrolio è crollato di prezzo e le sabbie bituminose non erano più redditizie, perché hanno un reddito quando supera i $100 al barile il petrolio. Cosa è accaduto? Il petrolio non convenzionale poi in tutto Nord America. Certo, con dei danni ambientali significativi, in Alberta hanno fatto dei danni enormi. Ma cosa è accaduto? Io l'ho visto personalmente. Le ditte che investivano nelle sabbie bituminose hanno dovuto cominciare a riconvertire i propri lavoratori. Quindi ho visto degli operai che nel giro di 2-3 anni si sono riconvertiti in altri settori green. E quando li ho intervistati, questi operai, avevano le lacrime agli occhi, perché dicevano una cosa bellissima. Dicevano, non solo non abbiamo perso il nostro lavoro, ma ora siamo orgogliosi di andare a casa e dire papà o mamma lavora per migliorare il paese e migliorare la vita dei miei figli. Prima io mi vergognavo di andare a casa e dire cosa facevo. Io questo vale per le sabbie bituminose dell'Alberta, ma vale anche per gli operai di Ilva. Dobbiamo ridare dignità al lavoro, non dobbiamo continuare a utilizzare questo ricatto costante. Si può fare, si è fatto in passato, negli anni 30 e 40 hanno riconvertito gli americani e anche gli italiani un'intera industria che faceva mobili, macchine e altre cose, gli hanno fatto fare le bombe e i carri armati. Ecco, come abbiamo saputo fare quello in quel momento, noi dobbiamo saperlo fare adesso. Non è così difficile. Ma tra l'altro ci sono già tante aziende italiane che fanno prodotti che potrebbero, come dire, andare a aiutare la transizione. Siamo di trattori. Secondo me questo è anche un po' il segreto della politica. Qui parlo da amministratore ora. Cioè è giusto che sia l'imprenditore ad essere innovatore, giusto che sia il finanziere che magari ascoltando Francesco Bicciato si convince, ma è anche importante che la politica crei le regole del gioco giuste, perché se le regole del gioco sono sempre falsate e favoriscono gli altri, questi poveri innovatori vanno a sbattere contro il muro. Ci mettono tanta innovazione, ma anche chiedono alla politica di cambiare le regole del gioco, perché se il gioco funziona in un certo modo, tu non ce la fai a fare l'innovazione di cui abbiamo bisogno. Se cominciamo a cambiarlo, tassando le esternalità negative, premiando le esternalità positive, dando per esempio, io ho proposto in maniera provocatoria, ma continuerò a farlo, ho proposto una flat tax per tutte le società di benefit. Visto che si parla di flat tax, di riduzione delle tasse, ben venga la riduzione delle tasse, ma alle società di benefit, cosa sono le società di benefit? Sono quelle società che decidono di rispettare dei parametri integrati, ambientali, sociali e di giustizia interna, che fanno in modo che la società non crei solo profitto, ma crei anche valore ambientale e sociale, anche per esempio nelle dinamiche di lavoro. Ecco, se le grandi aziende vogliono trasformarsi in società di benefit, io sarei contento di fargli pagare il 15% di tasse, perché creano valore per la società, mentre oggi non possiamo permettere di abbassare le tasse perché abbiamo bisogno di tante, tante risorse per correggere gli errori del mercato. Ecco, se noi riusciamo a diminuire gli errori del mercato, potremo anche abbassare le tasse. Tra le tante proposte che arrivano nella nostra ricchissima chat qua su Facebook, c'è qualcuno che dice anche di ripensare l'IVA, rinquadrarla soprattutto sui prodotti più sostenibili. Secondo te, Rossella, è una via praticabile quella di ridurre anche solo di pochi punti l'IVA di prodotti che sono meno impattanti di altri, che quindi hanno migliore impronta carbonica, insomma, trovando magari un sistema di contabilità semplice per capire cosa è più sostenibile sia da un punto di vista ambientale che sociale?
Penso che la leva fiscale sia la cosa più utile in campo economico per spingere la riconversione ambientale, oggettivamente, perché rende come dire, conveniente produrre e consumare una determinata cosa piuttosto che un'altra. Peraltro nel DEF sembra che si profili un azzeramento delle clausole di salvaguardia. Questo potrebbe anche liberarci rispetto a quella rigidità dell'IVA tutta italiana che avevamo. Potremmo ragionare sull'abbassamento dell'IVA su prodotti green, su produzioni green, spingendone i consumi e riconoscendone il valore intrinseco in termini di ricadute sociali, ambientali e di giustizia appunto positive. Devi dare, come dire, il prodotto non è più una cosa che nasce per essere consumato, ma il prodotto diventa un processo, un ciclo, un virtuosismo che coinvolge la società nel suo intero. Peraltro è una delle cose che coinvolge di più i cittadini. Guardate che la via popolare all'ambientalismo passa proprio per gli stili di vita. Noi li chiamiamo stili di vita perché il consumo ha una valenza, diciamo, linguistica e culturale negativa, no? In qualche maniera, perché appunto ha il segno meno. Ma invece lo stile di vita, quando noi diciamo favorire l'acquisto di bici elettriche, premiare e aiutare chi vuole rendere autonoma dal punto di vista energetico la propria casa, magari iniziare a fare, a ragione Lorenzo, scelte giuste e coerenti dal punto di vista del legislatore. Cioè le famose comunità energetiche autonome nel nostro paese sono ancora impedite dalla legge sostanzialmente. Quindi abbiamo bisogno di canali di azione legislativi che con convinzione spingano le semplificazioni per rendere semplice la realizzazione di impianti, di infrastrutture e utili allo sviluppo sostenibile. Penso alle piste ciclabili, ma agli impianti per le rinnovabili, ad esempio. Abbiamo bisogno di modulare l'IVA, non possiamo più andare su semplici scaglioni, dobbiamo riconoscere il valore intrinseco, il prodotto non può avere più solo un costo, deve avere un valore intrinseco che è un valore sociale e quello va premiato nel momento in cui ha delle ricadute positive. E poi ragazzi, i sussidi ai fossili prima o poi andranno aggrediti, per il momento gli abbiamo fatto il solletico anche nelle previsioni, che poi si è bloccato tutto, diciamo, ma quello che è stato messo sul piatto è veramente un po' il solletico. Peraltro noi siamo un po' schiavi dell'effetto gilet jaune, no? Naturalmente se da parte della politica si cavalca la polemica, e questo non tanto da parte dell'opposizione, devo dire la verità, per cui la lotta ai sussidi fossili è sostanzialmente fatta sulle spalle ai danni dell'agricoltore che usa il diesel, è evidente che non andiamo lontano. Noi non vogliamo colpire l'agricoltore che usa il diesel, perché sappiamo che c'ha bisogno di un percorso di riconversione, però intanto iniziamo ad aiutarlo a fare quella riconversione necessaria. Iniziamo ad aggredire i grandi capitali, come li chiamo io, ma perché estrarre petrolio e gas in questo paese deve essere la cosa più conveniente da fare per le compagnie petrolifere? Perché devono avere delle tassazioni così basse e anzi sono esenti da tassazione se ne estraggono meno di un tot? E poi le tasse che pagano le possono detrarre, le royalties che pagano le regioni le possono detrarre dalle tasse. Ma questo è un meccanismo truffaldino, peraltro un meccanismo che non viene garantito e permesso a nessun cittadino. Non capisco perché l'ENI e compagnia cantando devono continuare ad avere questi privilegi. Quindi viva l'agricoltore della Lucania e basta con le estrazioni petrolifere. Certo. Io volevo prendere gli ultimi 10 minuti che ci rimangono invece per un tema che è, per un altro tema che è molto urgente, molto grave, che è quello della disoccupazione, che in Italia sta salendo e continuerà purtroppo a salire nell'arco dei prossimi 6 mesi, che è un problema a cui tutti chiedono risposte rapide, urgenti. Chiaramente adesso ci sono fondi che vengono erogati per contenere i mancati profitti, ma ci sono settori come il turismo, i viaggi, dove è anche difficile riconvertire velocemente queste persone a nuovi lavori e che tutto sommato anche avrebbero bisogno probabilmente di cambiare un pochino modelli di business. Il turismo è un settore
in parte molto vetusto in Italia. Però ecco, se dobbiamo trovarci in una situazione di forte disoccupazione che potrebbe anche portare a crisi sociali, che tipo di strumenti economici, finanziari dobbiamo mettere in campo per aiutare questa enorme popolazione di disoccupati che si sta creando? Dobbiamo continuare sulla ridistribuzione del reddito, quindi magari tagliare bonus e i grandi stipendi per invece aiutare chi è rimasto senza lavoro? Dobbiamo attingere solo le risorse europee? Insomma, la domanda è per tutti e tre. Partiamo da Bicciato, ovviamente, ma vorrei un po' di soluzioni proprio su questo grosso tema e magari anche su soluzioni su appunto il retraining di queste persone. Francesco, lascio a te la prima risposta un pochino su quali sono gli strumenti che potrebbero dare uno shock in questa direzione, in senso positivo, per evitare il collasso sociale di fatto dovuto a probabili milioni di disoccupati. Secondo me bisognerebbe fare un cambio di scala, no? Nel senso che bisogna ripartire dal territorio, perché il territorio che esprime delle specificità è una domanda di lavoro molto specifica. Penso per esempio ai green jobs che in questo momento, cioè che viaggiavano al ritmo di 100.000 all'anno e che ovviamente rischiano di fermarsi. E penso ai green jobs legati per esempio a tutte le start-up che stanno partendo e che lavorano soprattutto nell'ambito dell'innovazione tecnologica. È chiaro che in emergenza è evidente che tutti gli strumenti di sussidio e di sostegno alla disoccupazione vanno messi in campo. Sarebbe come dire, demagogia dire che senza un aiuto pubblico in questo momento non si risolve il problema. Però io sono dell'avviso che non si sono mai messe in pratica in questo paese delle politiche di lavoro attive che accompagnino questi sussidi a come dire, inserimenti specifici e tecnici in tutti gli ambiti delle imprese. Per ritornare a quello che dicevamo prima, abbiamo un sacco di opportunità dal punto di vista dei green jobs in questo paese. Tutta la filiera lo richiede. Anche lì è un problema di non tanto di investire solo sul dramma della disoccupazione, ma piuttosto di investire su quei settori produttivi disponibili, come dire, a acquisire manodopera e sulla base appunto di una formazione molto specifica, che è una che anche lì ovviamente è una formazione diversa, cioè la questione della scuola da riformare, eccetera. Adesso non vorrei ampliare troppo la dimensione del problema. Però, dicevo, il territorio è molto importante perché a livello territoriale si identificano i bisogni immediati e anche le risposte immediate. Fatemi dire una cosa velocissima dal punto di vista finanziario. Sul territorio lavorano le fondazioni bancarie. Le fondazioni bancarie sono enti che hanno come obiettivo quello di sostenere lo sviluppo dei territori su cui lavorano. Cambiare radicalmente l'approccio agli investimenti, attenzione, non alla politica erogativa, gli investimenti dei patrimoni delle fondazioni per investire in lavoro sul territorio sarebbe una bella iniziativa che sicuramente troverebbe il favore anche di tutta la comunità. Che sicuramente però hanno anche bisogno di molta formazione. Io ho avuto modo di conoscere da vicino varie fondazioni bancarie, purtroppo mi sembra che ancora sulla visione sia sociale che ambientale siano un pochino indietro, quindi secondo me serve anche un grosso lavoro proprio per individuare come dire, strategie cogenti da parte delle fondazioni bancarie, che hai ragione, sono un attore perfetto dal punto di vista territoriale perché conoscono i bisogni locali, conoscono gli attori, conoscono quali sono le necessità, ma hanno anche bisogno probabilmente di aggiornare un po' i loro strumenti. Lorenzo, passo velocemente a te per appunto sempre rimanere su questa domanda, appunto politiche ridistributive, cosa si può fare, cosa si potrebbe fare? Ovviamente il tempo è poco. Noi sappiamo ormai da anni che tutte le attività imprenditoriali di lavoro nei settori più green sono quelle che hanno maggiore capacità di affermazione, che diventano anche più intensive dal punto di vista della forza lavoro. Ogni volta che si fa il paragone, per esempio, investire un euro nell'energia fossile, investire un euro nell'energia rinnovabile,
noi vediamo che un euro investito nella energia rinnovabile ha quasi il doppio, se non a volte tre volte, la capacità di occupazione che ha il settore tradizionale energetico. Lo stesso vale per tante altre case, a tante altre cose. Se noi diminuissimo il numero dei supermercati e favorissimo il commercio di prossimità, noi avremmo molta più produzione di posti di lavoro, e non solo posti di lavoro, ma posti di lavoro di qualità. Perché io sono sicuro che la commessa o il commesso che oggi mantengono buona parte del sistema produttivo italiano, perché senza di loro non riusciremo neanche ad approvvigionarci di cibo, sarebbero molto più contenti di poter gestire magari una drogheria piuttosto che un alimentare, piuttosto che una produzione locale, dove non sono soltanto dei commessi e dei dipendenti, ma magari anche dei soci, se non addirittura dei proprietari. Quindi avere un'economia che si radichi molto di più sul nostro territorio, con tutti i ritorni positivi. Potrei stare qui a parlare per ore, però secondo me c'è una questione di fondo. L'emergenza a cui stiamo andando, con cui ci stiamo confrontando, la crisi economica, sarà così dilagante e diffusa che secondo me è arrivato il momento di parlare con serietà di strumenti che fino a qualche tempo fa venivano considerati fantascientifici, come per esempio il reddito universale. Io l'ho riconcettualizzato come reddito di transizione, ma perché? Per quello che dicevamo prima, se vogliamo trasformare i sussidi dannosi dal punto di vista ambientale, vogliamo fare in modo che ci sia una riconversione spinta del nostro sistema industriale, noi dobbiamo creare una rete di sicurezza per i lavoratori. Cioè il lavoratore deve sapere che se anche il suo settore tra qualche anno non sarà più competitivo e quindi dovrà riformarsi per fare qualche altra cosa, come l'operaio delle sabbie bituminose dell'Alberta, lui in quel periodo non sarà lasciato a se stesso. Lui, come il suo imprenditore, come chi vuole magari immaginare di creare una nuova impresa in un settore che ancora non conosciamo, non può essere lasciato a se stesso o ai risparmi di mamma e papà che lo aiutano. Deve avere uno Stato che lo garantisce. Noi oggi in Italia abbiamo una spesa pubblica, anche dal punto di vista del welfare, molto molto significativa, insufficiente ma significativa, ma che si perde in rivoli. Allora c'è un pezzo di cassa integrazione, c'è un pezzo di sussidio di disoccupazione, c'è un pezzo di aiuto di questo tipo. Noi potremmo creare un sistema molto più integrato, stile paesi del nord Europa, con risorse inferiori, ma comunque farlo in maniera intelligente, e cominciare a garantire a tanti dei nostri cittadini, soprattutto in questa fase emergenziale dove l'indebitamento è praticamente fuori controllo comunque, e dire: se non lo facciamo come livello europeo, noi come italiani sperimentiamo nuove forme, perché sarà l'unico strumento che ti permetterà di accelerare quella transizione, che avverrà comunque, ma così riusciremo ad accelerarla e magari stare entro i tempi per evitare che i danni più sistemici avvengano davvero. Dalla regia mi dicono che continuano ad arrivare domande, addirittura sono aumentate le visualizzazioni, di solito quando fai questi eventi verso gli ultimi 20 minuti crollano, invece noi addirittura siamo aumentati, quindi non so quali appuntamenti avete, ma se potete ancora rimanere 5-10 minuti ne approfitto di voi, se dovete andare ovviamente ditemelo. 5 minuti per Rossella, allora passo subito a te la parola. Io proprio il 25 aprile ho fatto un servizio su Venezia, una città che era deserta, che aveva le strade completamente svuotate, e le città saranno sicuramente un luogo da dove ripartire per questa recovery. Quali possono essere, secondo te, due politiche semplici, facilmente adottabili, che però possono avere un impatto concreto sulla recovery, visto che appunto abbiamo fatto emergere la rilevanza dell'economia da un punto di vista locale, l'importanza delle fondazioni bancarie, l'importanza di politiche per rilanciare i consumi locali, la produzione locale, e quindi le città cosa possono fare secondo te proprio di importante, facilmente ottenibile magari senza neanche grandi investimenti? Che non è una domanda semplicissima, capisco, però magari troviamo... No, in realtà io credo che ci sono due assi su cui procedere. Uno, uscire dall'isolamento. Il sindaco di Mantova giustamente mi diceva: ma io in questo momento dialogo di più con le altre città europee cercando soluzioni comuni piuttosto che con gli altri comuni italiani. Questo network C40 che sta lavorando con Sala, per esempio, lavora proprio su questo, sul fare reti per le soluzioni e per l'innovazione. Quindi c'è proprio
un tema di condivisione delle scelte e delle ricette possibili, naturalmente scegliendo le economie di scala e diciamo, i processi più simili possibili. L'altro è un investimento, una formazione della struttura tecnico-burocratica, diciamo così, perché l'accesso ai fondi europei continua a essere il tallone d'Achille del nostro paese a tutti i livelli, mentre è fondamentale che i comuni imparino rapidamente in rete a progettare e a prendere soldi dall'Europa. La quantità di fondi che noi restituiamo ogni anno all'Europa perché non sappiamo spenderli passa anche per un'impreparazione da parte della pubblica amministrazione. Anche qui ci sono le eccellenze. Io mi ricordo che uno dei criteri che noi usavamo come Lega Ambiente per premiare i comuni della famosa guida blu, i comuni turistici sostenibili, era proprio l'attivazione di progetti. Castiglione della Pescaia, per esempio, ha finanziato con progetti europei la propria mobilità sostenibile sulle due ruote. Ecco, quel tipo di aggancio con il mondo, dovremmo essere appunto quell'Italia dei campanili che però ha la testa nel mondo, no? Nell'Europa, la capacità di fare rete e progettazione. È un po' ortogonale a una nostra cultura tradizionale, ma insomma su questo possiamo cambiare e c'è bisogno di nuove generazioni nella pubblica amministrazione, di tante donne, insomma di innovazione sociale e culturale. Però appunto se io fossi un sindaco la prima cosa che farei è andare a cercare dei sindaci con cui fare rete, imparare le cose e poi fare un investimento di formazione all'interno della mia macchina amministrativa. Grazie, grazie Rossella Muroni, ti ringraziamo per essere stata con noi, sappiamo che adesso devi andare, appunto noi ci prendiamo ancora 5 minuti con gli altri due ospiti, Lorenzo Fioramonte. Grazie a tutti. Grazie Rossella. Io volevo rimanere sul tema della burocrazia, visto che è un, come dire, un nodo importante e che da più parti emerge come un possibile elemento di rilancio, che non vuol dire togliere i controlli dal punto di vista dei rischi e degli adempimenti dal punto di vista delle imprese, però effettivamente alleggerire il carico burocratico, a volte anche la spesa adesso connessa, può essere importante. Francesco, secondo te può essere una strategia quello di lavorare sulla sburocratizzazione a livello nazionale? Magari se c'è qualche argomento, qualche tema che secondo te può servire, può avere un impatto? E poi rivolgo anche la stessa domanda a Lorenzo. Sì, questo sicuramente, diciamo, per accelerare soprattutto i tempi, diciamo, degli interventi pubblici, quelli strategici, nei settori, diciamo, più delicati. Però starei molto attento alla questione dei controlli. Guardate che la burocrazia in sé non è un termine negativo, lo è diventato. La burocrazia in qualche modo dovrebbe tutelare, diciamo, utilizzando delle regole, dei controlli a cui noi purtroppo non possiamo rinunciare. Prendiamo per esempio alle attività dell'ANAC. Io sinceramente in questa situazione in modo particolare farei fatica a dire che non ne abbiamo bisogno. Anzi, c'è proprio il rischio in questa fase di forte intrusione delle mafie. Tieni presente che esattamente una delle cose che noi stiamo registrando lavorando appunto nel mondo finanziario è l'incremento impressionante che sta avendo l'usura in questo momento, no? Cioè la banca ritarda per esempio nell'erogazione dei contributi per la micro piccola impresa e voglio dire diventa immediatamente l'impresa vittima delle organizzazioni mafiose. Quindi la burocrazia sicuramente non deve essere un vincolo, deve essere un incentivo allo sviluppo. Allo stesso tempo però bisogna trovare la giusta via di mezzo. Non si può neanche rinunciare evidentemente a una totale, come dire, libertà, soprattutto quando ci sono in gioco risorse pubbliche, perché le risorse pubbliche non sono dello Stato, sono di tutti i cittadini e quindi è questo l'elemento. Io come cittadino voglio essere tutelato sul fatto che il mio Stato, il mio governo in qualche modo usa bene i miei soldi. E bene in emergenza, bene rispetto a determinate situazioni, non dovrebbe diventare una norma, no? Bisogna riformare la burocrazia, non eliminarla.
Grazie, grazie a Francesco Bicciato. L'ultima domanda va di nuovo a Lorenzo Fioramonti, con il suo libro Il mondo dopo il PD è stato un po' il casus belli che ha generato questa interessante discussione, che tra l'altro continua a essere animatissima con un sacco di commenti, domande su Facebook, anzi vi invito poi ad andare a vedere, magari a rispondere a tanti quesiti che purtroppo non riusciamo a rispondere tutti in questa diretta, e ringrazio ovviamente tutti le spettatrici e gli spettatori che ci hanno seguito e hanno interagito in questo nuovo format di Rete Ambiente. Vi invito anche poi a seguire i futuri incontri che ogni settimana appunto cercheranno di affrontare questa pletora di temi che abbiamo messo sul tavolo insieme ai nostri speaker oggi pomeriggio. Lorenzo, insomma, vedendo le tantissime tematiche che abbiamo aperto, quale può essere secondo te un po' una conclusione di questa interessantissima discussione? Per me è stata molto, molto istruttiva, con tanti quegli spunti che dovrei rivedermela anche per riuscire poi a svilupparli tutti. Ma secondo me, diciamo, il filo narrativo è sicuramente questo del sistema economico che ha fatto il suo tempo, e la pandemia ha svelato tutta la sua inconsistenza e anche la sua debolezza, la sua fragilità. Cioè, abbiamo bloccato il mondo per un virus che oggi nel ventunesimo secolo saremmo dovuti essere in grado di bloccare all'inizio, di individuare subito. Invece noi neanche causare, anche perché SARS l'abbiamo avuta nei primi anni del 2000, non è che questo sia venuto da Marte, è praticamente un'altra SARS. Avevamo tutte le condizioni, se voi vedete anche semplicemente gli ultimi film, gli ultimi 10 anni di Hollywood, 1 su 3 era su un contagio che proveniva dal mondo animale, che veniva se non da Hong Kong, veniva da una città cinese, c'era già tutto scritto. Eppure il mondo si è rivelato così fragile, la globalizzazione così fragile, nel giro di poche settimane, se non ci fossero stati gli stampatori 3D nelle regioni delle zone rosse, non avremmo avuto le mascherine per proteggere gli infermieri, i chirurghi e i medici negli ospedali. Non si è agito per difendere il PIL, Lorenzo, mi sa anche. Come? Non si è agito, secondo me, con sufficiente rapidità anche per difendere il PIL. C'era paura a fermare gli aerei, paura a fermare le imprese, paura a fermare... Certo, anche per questo. E ora magari in alcuni casi si punta alla ripartenza per il PIL, e una delle ragioni per cui la scuola sarà l'ultima a partire è perché in quest'ottica qui poi alcune di queste cose arrivano sempre alla fine, no? La scuola, così importante come struttura sociale, sarà forse l'ultima, perché tutto sommato nella logica del PIL di scuola puoi anche fregartene. E io dico, sicuramente la pandemia ha creato questo scossone che oggi ci permette la possibilità di innovare per il futuro. Cioè, non deve passare il messaggio secondo cui l'ambientalismo è un ritorno al passato. L'ambientalismo in economia è una ricetta di politica industriale vincente. È un modo per guardare le tecnologie del futuro. Anche questo discorso sulla burocrazia, no? Mentre voi parlavate, io pensavo che ci sono paesi in cui ho vissuto e con cui collaboro, dove per esempio puoi aprire un conto in banca attraverso un sistema telefonico, delle app, senza mai andarci. L'Estonia ha creato un sistema interamente legato alla digitalizzazione, dove la burocrazia c'è, non è che non c'è, ma c'è, ma funziona bene, funziona in maniera semplificata. Oggi con gli smart contracts tu puoi operare a livello globale a certi livelli incredibili, ma poi per fare il passaporto devi fare la fila al commissariato di polizia per avere un pezzo di carta che, se porti in un campo rom, con tutto, senza voler essere offensivo, probabilmente ti fanno con la stessa qualità falsificandolo. Ecco, non è una garanzia di certezza nel mondo della grande tecnologia. Quindi noi abbiamo di fronte un bivio: o guardare a un passato in maniera nostalgica e fare un salto indietro, e a quel punto sperare che la prossima crisi non ci spazzi via completamente, perché saremo completamente indifesi davanti alla prossima crisi, oppure utilizzare questa crisi, che forse riusciamo a gestire, per creare un sistema così resiliente, innovativo, che guarda al futuro, che valorizza il capitale umano, il capitale sociale, il capitale ambientale, non li distrugge, e a quel punto utilizza le tecnologie che noi oggi abbiamo, 30-40 anni fa non c'erano, per creare tutti quei sistemi produttivi che siano davvero efficienti, anche dal punto di vista della pubblica amministrazione. È una scelta di investimento, una scelta di politica industriale e anche una scelta di visione. Io mi auguro che questi dibattiti, questi momenti, possano servire anche alla classe politica del nostro paese per avere quel coraggio che forse è mancato in passato, perché senza quel coraggio non andremo da nessuna parte. Grazie, grazie Lorenzo Fioramonti. Coraggio effettivamente è una parola che anche tanti ascoltatori hanno scritto: ci vuole coraggio, bisogna fare
prendere questa economia con le mani e veramente cercare di fare in modo che il dopo non sia come prima. E proprio il dopo non sia come prima sarà il leitmotiv di tanti incontri che sulle pagine di Materia Rinnovabile, nei social di Rete Ambiente, troveranno posto nelle settimane a venire. Vi invitiamo su Facebook e sulle nostre pagine web Materia Rinnovabile e Rete Ambiente per appunto seguire le nostre iniziative, per vedere quali saranno i dibattiti futuri, perché andremo a sviscerare i tantissimi elementi che sono emersi oggi, punto per punto, sempre più in dettaglio. Anzi, vi invitiamo anche a scriverci e consigliarci quali tematiche volete che vengano discusse all'interno dei forum di Rete Ambiente. Io ringrazio tutti gli speaker che sono stati con me questa giornata, ringrazio tutte le spettatrici e tutti gli spettatori e spero di vedervi con noi anche nelle prossime puntate. Grazie e buona serata a tutti. Buonasera, grazie. Ciao. Ciao.